Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Porz di Maciate Barba e Capelli di Rione Monti. Quest'oggi vi parlo in diretta dal bagno di casa mia e vi faccio vedere come si modella un capello medio lungo come il mio. Oggi vi darò qualche tips per riuscire ad ottenere un buono styling con le vostre mani. Le fondamenta di uno styling perfetto sono tre, secondo me. Un buon lavaggio, una buona fonatura e un taglio machete. Cominciamo da un buon lavaggio, visto che me devo fare la doccia. Dopo aver fatto shampoo e balsamo, con l'aiuto di un pettine, cominciate ad abbozzare uno styling, che vuol dire cominciate a modellarli nel modo in cui volete e grazie al pettine vi aiuterete a districarli anche un po', che un capello medio lungo è molto facile che si creino dei piccoli nodini e noi li andiamo a togliere in questo modo. Una volta pettinati, posso aiutare, visto che così sono da serata di gala, posso aiutarmi con la mano a muoverli un po' per dargli appunto un po' di movimento. Fase molto, forse la più importante di tutte, l'asciugatura. Un'asciugatura che si rispetti comincia sempre da dietro. L'errore che fanno in tanti è quello di asciugare i capelli da davanti andando verso dietro. Facendo questo, che succede? I capelli sotto restano sempre umidi. Rimanendo umidi, lo styling difficilmente regge, specie se vogliamo fare un qualcosa con un po' di volume, eccetera. Volendo fare uno styling molto naturale, non mi aiuterò con l'uso di spazzole rotonde come queste, bensì semplicemente con l'uso della mia fantastica mano. Cominciamo. Una cosa importante quando si asciugano i capelli inizialmente è preoccuparsi poco dello styling e preoccuparsi di più di asciugare bene i capelli dalla radice, perché lo styling viene dopo tanto. Quindi non preoccupiamoci di pensare, però questi li devo asciugare di qua perché devono rimanere così. No, asciughiamoli bene, perché se li asciughiamo tutti di qua, questi restano bagnati da quest'altra parte. Già cominciano ad asciugarsi, ma li sento ancora umidi. Se io li lasciassi così, i capelli nel corso della giornata prenderebbero molta pesantezza e andrebbero ad afflosciarsi in questo modo. Quello che voglio ottenere io nell'asciugatura perfetta è un capello veramente soffice, è un capello leggero. Nonostante io abbia dei capelli molto pesanti, vi renderete conto di aver fatto una buona asciugatura quando il capello è veramente leggero. Vi faccio vedere. Piccolo trick per la parte frontale: per ottenere un po' di volume vi basterà mettere il phon a calore medio, quindi non al massimo, la potenza al massimo e puntarlo esattamente qui. Facendo questo, l'aria spingerà sul ciuffo in questo modo e vi asciugherà il ciuffo dalla radice dandogli molta spinta. Vi faccio vedere. Guardate che volume che prende.
capello leggero, soffice, intendo questo, intendo proprio questo, un capello non pesante, un capello che come mi sposto va dove vuole. Questo è un capello asciugato bene, come potete ben vedere. Momento dello styling. Per lo styling, visto che voglio ottenere un effetto molto naturale, molto casual, molto... opterò sicuramente per una cera opaca, non una cera a effetto lucido. Comincio ad applicare veramente poca cera, un polpastrello. Ricordatevi, consiglio, è sempre meglio applicare un po' di cera alla volta piuttosto che metterla tutta insieme per non rischiare di metterne troppa. All'inizio non dovete preoccuparvi dello styling, proprio come nella fonatura. Dovete semplicemente, il vostro obiettivo sarà quello di applicare bene il prodotto. Quindi non preoccupatevi dello styling, semplicemente spargete il prodotto su tutta la testa. Ora che il prodotto è ben applicato, quindi vedete che c'è un po' di texture in più, ne applicherò leggermente in più per mantenerli un po' più fermi. Adesso invece mi preoccupo dello styling, quindi cerco di non muoverli troppo, ma di modellarli allo stesso tempo. Per lo styling io uso molto le dita per districare i capelli e applicare bene la cera sulle punte. Districarli così si crea un po' di effetto texture, quindi le ciocche tutte definite, per capirci, che mi piace molto. Eccolo qui. Questo è uno styling naturale, come potete ben vedere. Spero di rivederci presto, è stato un grosso piacere, seguiteci su tutte le nostre pagine Facebook e Instagram di Machete Barba e Capelli. Ci rivediamo presto, un saluto da Pols di Machete Barba e Capelli.